Ciao a tutti, io sono Svetlana Marongiu e questo è il nostro canale di YouTube, il canale di Vittoria e Svetlana Marongiu. Credo che avete già visto questa cuffietta che ho realizzato per mia nipotina, ho fatto a ferie. Se non avete visto, link troverete nell'angolo destro del vostro PC, ma in quanto mi è avanzato più di quasi mezzo gomitolo, ho deciso di fare questi scaldamani semplicissimi a uncinetto. Quindi per questa cuffietta e per questi scaldamani io ho usato filato che si chiama Tramonto, filato fashion di lana gatto. Qui abbiamo 50 grammi 90 metri, consigliano uncinetto ferro numero 4, io lavorerò uncinetto 3,5. Ok, guardate, lavorazione molto semplice e quindi andiamo subito a lavorare. Ok, quindi per quanto riguarda la misura, sono riuscita a fare la sagoma della manina della mia nipotina e quindi noi dobbiamo partire da questa misura qui. Ok, quindi numero di catenelle deve corrispondere a questa misura. In caso mio ho lavorato con 15 maglie e adesso partiamo subito con il nostro lavoro. Voi certamente misurate, quindi in circa da questa parte qua della mano e fino a questa parte. Ok, così, solo che questa è per mia nipotina. Come vi ho detto che io ho lavorato con 15 maglie, per questo io ho già avviato qui 17 maglie, 15 servono per punto e 2 per iniziare il giro. Quindi io getto il filo, entro nella terza catenella da uncinetto, quindi salto prima, seconda, entro nella terza, porto in avanti filo e faccio una maglia mezz'alta. E in questo modo io vado a lavorare tutte le mie catenelle avviate. Quindi getto il filo, entro nella successiva catenella, porto in avanti e chiudo 3 insieme. Ok, quindi lavoriamo in questo modo le catenelle avviate. Entro e chiudo 3 insieme. Ok, numero di catenelle, certo dipende dalla misura che volete ottenere. Come vi ho detto io, in caso mio, io lavorerò con 15 maglie. Ok, quindi primo giro noi facciamo una maglia mezz'alta in ogni catenella avviata e dal secondo giro facciamo lo stesso, maglie mezz'alte, solo che vi faccio vedere in quale modo le prendiamo. Ok, sono arrivata a lavorare ultima maglia mezz'alta, faccio 2 catenelle, 1, 2, giro il mio lavoro e guardate, comincio a lavorare subito. Vedete, queste 2 catenelle qui nella prima maglia entro, aggancio parte da dietro della maglia, porto in avanti filo e sempre maglia mezz'alta. E in questo modo noi andiamo a lavorare tutto il nostro lavoro. Quindi presa da dietro, in questo modo, vedete qua si vede benissimo la maglia, io entro in questo modo, porto in avanti filo, 3 maglie sull'uncinetto, chiudo l'unico passaggio e così via. Noi andiamo a lavorare tutto il nostro lavoretto. Ok, arriviamo all'ultima maglia, giriamo il lavoro 2 catenelle e sempre lavoriamo dal secondo giro, lavoriamo le nostre maglie prese da dietro. Mi raccomando, contate le vostre maglie, quindi se voi decidete di lavorare con 15 maglie, devono essere 15 maglie, in quanto se sbagliate le maglie, qui il bordo non viene in questo modo regolare. Ok, lavoriamo tutto questo e poi vi faccio vedere come ho fatto la cucitura. Ok, guardate, ho lavorato la misura che serve a me. Quindi voi se potete anche misurare quindi in questo modo
Io certamente sto facendo per la bambina, quindi per me va bene questa misura, come ho fatto anche la prima. E adesso vi faccio vedere come unisco questi scaldamani. Ok, quindi io mi trovo qua in alto e qui è l'inizio del mio lavoro. Quindi io con uncinetto entro nella prima catenella avviata, aggancio il filo e stringo con una maglia bassissima. Dopodiché, guardate, qui noi vediamo la maglia, ok? Io entro da questa parte della maglia, quindi questa parte che è più vicino a me, e dopodiché io entro nella catenella che abbiamo avviato all'inizio, aggancio il filo e passo con una maglia bassissima, quindi una. Dopodiché entro, vedete, faccio vedere ancora, questa è la maglia, entro da questa parte, poi da contraparte la seconda catenella avviata e passo facendo maglia bassissima. Ho fatto due, dopodiché entro sempre nello stesso modo da una parte e dall'altra parte. Quindi chiudo 3. Se a voi non piace questa cucitura, a me serve piatta, piatta che si forma questa treccina, diciamo che come si formava anche durante tutta la lavorazione, io faccio in questo modo. Voi se volete potete fare anche agganciando questa parte oppure tutte e due parti della maglia insieme. Quindi ho chiuso 3. Adesso chiudo la quarta. Ok, come ho fatto anche con altro pezzo. Dopodiché io devo lasciare passaggio per il dito. Quindi cosa faccio? Io stringo qua un pochino e da questa parte, dall'inizio del lavoro, faccio una maglia bassissima. Seconda maglia bassissima e la terza. Ok, per la manina piccola è più che sufficiente 3 maglie. Dopodiché io salto da questa parte 1, 2 e 3. Quindi entro, aggancio la quarta. Ok, e quindi da questa parte io prendo la catenella successiva. Ok, e quindi in questo modo noi andiamo a terminare il cucire per cu fare cucitura nel nostro pezzo che stiamo facendo. Da una parte una maglia e dall'altra parte un'altra maglia. Ok, cercate di non stringere troppo. A fare la cucitura piuttosto morbida, quindi da una parte e dall'altra parte. Ok. Siamo quasi arrivate alla fine. Sono rimaste ultime maglie. Ok. Ok, quindi abbiamo cucito insieme. La cucitura si presenta in questo modo. Vedete qui il passaggio per il ditino. Questa è la cucitura. Qui mi sono capitate due colori completamente diversi, quindi un po' la cucitura si vede. Invece in questo primo che ho fatto, guardate che la cucitura si vede di meno in quanto colori su per giù sono uguali. Ok, quindi
Quindi quando abbiamo fatto la cucitura possiamo fare ancora per la sicurezza in questo modo, agganciamo ancora qui e ancora entriamo da questa parte. Ok, quando abbiamo fatto questa cucitura facciamo una catenella e possiamo tagliare filo. Ok, quindi tagliamo il filo, lasciamo un pochino di centimetri, quindi stringiamo quella che, maglia che abbiamo fatto, e adesso prendiamo ago da lana e nascondiamo i nostri codini dall'inizio e dal fine del lavoro. Ok, quindi faccio in questo modo. Vedete, io la cucitura ho fatto sul dritto del lavoro e mi piace così. Quindi se voi volete potete anche rovesciare come preferite. Io lascio in questo, vediamo adesso, rovesciamo e vediamo dove è più bello, ma si può anche rovesciare in questo modo. Ok, quindi vedete, io ho rovesciato adesso, vediamo anche un'altra, no, forse torno sul dritto perché mi piace che rimane questo bordino qua. Ok, quindi torniamo al nostro lavoro. Io prendo ago da lana, infilo la codina e adesso porto qua sul rovescio del lavoro e nascondo il filo tra le maglie in questo modo. Ok, basta passare un pochino così e poi lo torno un pochino indietro. Filato non è scivoloso, quindi non c'è bisogno di bloccare tante volte. La stessa identica cosa faccio anche con altra codina e vi dico quanto filato, quanto pesano questi tutti e due scaldamani. Ho messo tutti i fili di eccesso e ho pesato, quindi questi due scaldamani semplicissimi pesano 22 grammi. Mi è avanzato ancora un pochino di filato, quindi questo completino, la cuffietta più scaldamani, è 100 grammi neanche, in quanto c'è anche qualcosa. Ok, spero che questo video vi è piaciuto, è stato chiaro, è un ottimo modo di eliminare sempre gomitolini che avanzano. Guardate, 22 grammi è scaldamani per una bambina. Ok, con questo vi saluto, ci vediamo presto e alla prossima. Ciao ciao!